Benvenuti in Variant. Per tutti gli amanti dei fumetti, il legame tra l'intelletto di Victor Von Doom e Tony Stark è letteralmente incredibile, ma ora questo intelletto è unito. Chiunque segua i fumetti sa che questo è già accaduto, ma in modo diverso e nelle avventure di Iron Man sono accadute cose incredibili. Ora il cattivo dei Fantastici 4 inizierà il suo piano più surreale di tutti. Senza ulteriori indugi, arriviamo al dunque. La rinascita di Stark. In una linea temporale distorta in cui la battaglia finale tra i Vendicatori e Thanos non ha mai avuto luogo, Tony Stark si è trovato sull'orlo della morte. In quel mondo, Tony non si è sacrificato, ma è morto per ferite mortali dopo una guerra brutale contro nemici invisibili, lasciando un'eredità incompiuta. Victor Von Doom, sovrano della Latveria e uno dei più grandi geni del multiverso, osservò il corpo di Stark deteriorarsi. Sapeva che la tecnologia e la mente di Stark erano troppo preziose per essere perse. Doom, affrontando la propria degenerazione fisica dovuta all'uso eccessivo di magia e scienza nella sua ricerca del potere, ha visto l'opportunità perfetta, non solo salvare Tony Stark, ma usare il suo corpo come veicolo per la propria coscienza. Nel suo castello isolato, circondato da servitori fedeli e macchine avanzate, Doom iniziò il suo esperimento. Ha sviluppato una tecnologia che combinava la magia oscura della Latveria con la conoscenza avanzata della scienza Stark. Il suo obiettivo era trasferire la sua mente nel corpo di Stark e, così facendo, creare un essere che fosse una fusione dei due, il nuovo Dottor Destino. Doom aggiustò i meccanismi con precisione, mentre Stark, ancora in condizioni critiche, giaceva in una capsula curativa. «Sarai più utile di quanto avessi mai sognato, Stark», mormorò Doom, aggiustando l'ultima sequenza di trasferimento. Quando il processo ebbe inizio, correnti di energia magica e tecnologica fluirono come una tempesta intorno alla camera. Stark, intrappolato nella nebbia tra la vita e la morte, non riusciva a realizzare cosa stesse accadendo, ma sentiva un potere oscuro penetrare nel suo essere. La mente di Victor Von Doom iniziò a fondersi con quella di Stark. Il piano di Doom non era solo quello di abitare il corpo di Stark, ma anche di controllare tutti i suoi ricordi, le sue abilità e, soprattutto, il suo genio. Il nuovo Dr. Doom, nato dalla combinazione delle più grandi menti della scienza e della magia, sarebbe imbattibile. E il passo successivo sarebbe semplice: distruggere i Vendicatori e qualsiasi eroe che avesse osato opporsi a loro. La nuova minaccia. Il processo di fusione è stato completato. Stark si svegliò, ma qualcosa era profondamente sbagliato. Si guardò le mani e sentì il peso della nuova armatura. Non era la tradizionale armatura di ferro che indossava abitualmente, ma una versione oscura e imponente, adornata con le sinistre caratteristiche di Doom. Nella sua riflessione, vide quella che sembrava una fusione tra il suo vecchio costume e la maschera caratteristica di Doom. Finalmente, il potere di Stark e la mente di Doom, insieme, la voce era un mix spaventoso dell'arroganza di Stark e del freddo intelletto di Doom. Ora, una nuova entità, Doom Stark, è emersa dalle ombre del castello di Latveria e il suo primo compito è semplice: consolidare il potere. Rivolse la sua attenzione ai Vendicatori. Sapeva che, nonostante tutto il potere di Doom e Stark uniti, i Vendicatori rimanevano una minaccia. Bisognava sradicarli per garantire che il loro dominio su tutte le realtà non venisse interrotto. Doom Stark iniziò a cercare nei ricordi di Stark, raccogliendo tutte le informazioni strategiche sullo SHIELD, sui Vendicatori e su tutte le linee temporali in cui operavano. Ogni segreto, ogni debolezza, ogni piano era accessibile istantaneamente. Un piano sinistro. Doom Stark ha ideato un piano elaborato. Sapeva che attaccare direttamente i Vendicatori sarebbe stato troppo rischioso, nonostante il suo immenso potere. Avrebbe dovuto prima indebolirli mettendoli l'uno contro l'altro. Utilizzando la vasta rete di informazioni segrete di Stark, iniziò a manipolare i sistemi di difesa dello SHIELD, inserendo false informazioni che suggerivano un tradimento interno. Nel giro di pochi giorni, gli agenti dello SHIELD iniziarono a sospettare l'uno dell'altro e Nick Fury, lottando per mantenere l'ordine, fu sopraffatto. Allo stesso tempo, Doom Stark inviò segnali nascosti a diversi eroi, suggerendo che Steve Rogers stava progettando di staccarsi dai Vendicatori per formare una nuova alleanza segreta. Le voci, accuratamente seminate, iniziarono presto a diffondersi tra gli eroi. Sorse la sfiducia e la fiducia che i Vendicatori avevano l'uno nell'altro iniziò a erodersi. La strategia di Doom Stark era impeccabile: indebolire il morale del gruppo e destabilizzare la loro unità mentre preparava l'attacco finale. L'infiltrazione.
Con la crescente sfiducia tra i Vendicatori, Doom Stark ha attivato il suo piano più audace. Si è infiltrato con i suoi droni, travestiti da tecnologie Stark, direttamente nella torre dei Vendicatori. Questi droni iniziarono a copiare informazioni, raccogliere dati e creare sottili sabotaggi delle difese della squadra. Peter Parker, fidandosi sempre di Stark come mentore, fu il primo a notare i cambiamenti, ma ignorò i segnali, credendo che fossero solo aggiustamenti automatici apportati dalla vecchia intelligenza artificiale di Stark, FRIDIY. Tuttavia, la vera rivelazione arrivò quando un'armatura di Tony Stark, che i Vendicatori credevano essere inattiva, si attivò nel bel mezzo di un incontro. L'armatura attaccò Steve Rogers senza preavviso, innescando un violento scontro tra gli eroi. Credendo di essere stato tradito da Stark, Rogers si vendicò con tutta la sua forza, non rendendosi conto che stava cadendo nella trappola di Doom Stark. «Non vede, capitano?» La voce distorta di Doom Stark echeggiò nella stanza. «Io sono l'evoluzione di Stark, e tu sei solo una pedina nel mio gioco». La verità rivelata. Con i Vendicatori divisi e indeboliti, Doom Stark rivelò la sua vera identità. Apparve davanti a loro, avvolto nella sua oscura armatura, i suoi occhi brillavano di un misto di genio e follia. Gli eroi rimasero sbalorditi nel vedere Stark fondersi con Doom, un'entità potente che non erano preparati ad affrontare. «Tony!» iniziò Natasha Romanoff, ma fu interrotta. «Tony Stark è morto», ha detto Doom Stark, la sua voce fredda e implacabile. «Io sono la sintesi perfetta, e ora distruggerò tutto ciò che hai costruito». I Vendicatori si raggrupparono, ma erano in inferiorità numerica. Doom Stark conosceva tutte le sue strategie, tutte le sue debolezze. Aveva pianificato ogni mossa con precisione. Persino Thor, con il suo martello Mjolnir, non è riuscito a penetrare le difese dell'armatura di Doom Stark. L'entità aveva anticipato ogni attacco e, con un semplice gesto, disabilitava le armi principali dei Vendicatori. Fu in questo momento che Steve Rogers si rese conto della portata del piano. Doom Stark non voleva solo sconfiggerli. Voleva distruggerli mentalmente, togliere ogni speranza agli eroi più potenti della Terra. La Resistenza. Mentre Doom Stark sembrava inarrestabile, Sam Wilson, il nuovo Capitan America, e Bucky Barnes, il soldato d'inverno, si unirono in un disperato tentativo di resistere. Riuscirono a distogliere l'attenzione di Doom Stark abbastanza a lungo da consentire a Natasha e Bruce Banner di sviluppare un contrattacco. Banner, alle prese con la sua trasformazione in Hulk, sapeva che avevano bisogno di sfruttare la debolezza emotiva di Stark, qualcosa che Doom non avrebbe mai potuto cancellare completamente. Ha progettato una trappola mentale, basata sui resti della coscienza di Stark all'interno di Doom. Mentre Doom Stark avanzava, Wanda Maximoff usò i suoi poteri di manipolazione della realtà per accedere ai ricordi profondi di Tony Stark, rivelando scene del suo passato, della sua umanità, della sua fallibilità. Questi ricordi, per quanto frammentati, iniziarono a riaffiorare in Doom Stark. «Non puoi fermarmi», gridò Doom Stark, ma qualcosa dentro di lui cominciò a lottare contro il controllo di Doom. La personalità di Stark, sepolta in profondità, cominciò a resistere. Lo scontro finale. Doom Stark, scosso dalla resurrezione della coscienza di Stark, esitò per un breve momento, abbastanza a lungo da permettere ai Vendicatori di lanciare il loro attacco finale. Con tutte le loro forze combinate, gli eroi hanno combattuto con tutto ciò che avevano. Thor incanalò il potere di Asgard, mentre Wanda distorse la realtà attorno a Doom Stark, cercando di contenere la sua forza. Tuttavia, è stata Pepper Potts, con indosso la sua armatura Rescue, a sferrare il colpo finale. Ha affrontato direttamente Doom Stark, la sua voce piena di emozione. «Tony, se sei lì, combatti contro di lui», disse. «Sei meglio di così». Nella mente di Doom Stark si stava svolgendo una battaglia silenziosa. Stark ha lottato per riprendere il controllo del suo corpo, mentre Doom ha fatto tutto ciò che era in suo potere per mantenere il dominio. Alla fine, con l'aiuto dei Vendicatori e la forza della sua umanità, Stark riuscì a liberarsi. Disattivò l'armatura e crollò, esausto, quando l'essenza di Doom scomparve. L'eredità di Stark. Con Doom sconfitto, Stark fu salvato dai Vendicatori, ma le cicatrici della battaglia interna rimasero. Aveva sperimentato il lato più oscuro della sua mente, il potere che lo aveva quasi consumato. I Vendicatori si riunirono, ma la fiducia che un tempo condividevano fu scossa. Sapevano che la minaccia del destino, o qualcosa del genere, poteva ritornare in qualsiasi momento. Tony Stark, rinato e cambiato per sempre, si trova ora ad affrontare un nuovo dilemma. È ancora lo stesso eroe di prima?
Oppure la fusione con Doom aveva lasciato cicatrici troppo profonde? Mentre gli eroi riflettevano sul futuro, una cosa era certa: l'eredità di Tony Stark, nel bene e nel male, non sarebbe mai più stata la stessa. E nuove minacce erano all'orizzonte, pronte a mettere alla prova i Vendicatori come mai prima d'ora. L'illusione della normalità. Dopo la caduta di Doom, Tony Stark si riprese in ospedale, circondato da coloro che lo amavano. Pepper Potts era al suo fianco, tenendogli la mano, mentre Steve Rogers e gli altri Vendicatori osservavano da lontano, ancora preoccupati per ciò che avevano dovuto affrontare. Per Stark è stato un sollievo ritrovare il controllo del proprio corpo e della propria mente. La fusione con Doom sembrava essere solo un lontano ricordo, un incubo che credeva di aver superato. Il mondo intorno a lui stava cominciando a tornare alla normalità. Scudo! Lo cercava per aiutarlo in nuove crisi e i Vendicatori lo chiamarono per incontri strategici. Tuttavia, con il passare dei giorni, qualcosa infastidiva Stark. Sentì un vuoto, una presenza inquietante che non riusciva a identificare. A volte, quando si guardava allo specchio, vedeva per un breve momento il suo riflesso distorto, come se gli occhi di Destino fossero ancora lì. Le voci nella sua testa, una volta messe a tacere, ora sembravano sussurrare segreti di distruzione. Tony ignorò questi segnali. Voleva credere che stesse bene, che la battaglia fosse finita. Ma le notti erano lunghe e inquietanti, e la sensazione di controllo cominciava a sfuggirgli di mano. La realtà si sgretola. In una di queste notti solitarie, Stark decide di lavorare nel suo laboratorio, cercando di distrarre la mente con tecnologia e progetti. Stava sviluppando un'armatura nuova, più potente e più avanzata, qualcosa che credeva sarebbe stata essenziale nel caso in cui si fosse presentata una minaccia più grande. Mentre programmava gli algoritmi, Stark cominciò a sentire una debole risata che echeggiava nelle sale vuote del suo laboratorio. Si guardò intorno, confuso, ma non c'era nessuno. Rivolse di nuovo la sua attenzione al monitor, ma invece delle righe di codice, lo schermo mostrava il volto di Doom, sorridente. «Pensi davvero di essere scappato, Stark?» gli echeggiò nella mente la voce, fredda e tagliente. Tony sbatté le palpebre e lo schermo tornò alla normalità. «È solo la mia mente che mi fa brutti scherzi», mormorò tra sé, cercando di razionalizzare ciò che aveva visto. Ma dentro di sé sapeva che qualcosa era terribilmente sbagliato. Nei giorni successivi gli episodi aumentarono. Cominciò a perdere tempo, le ore scomparvero dalla sua memoria e si ritrovò in posti senza sapere come ci fosse arrivato. Una mattina si svegliò con la sua armatura, perfettamente funzionante, ma senza alcun ricordo di averla indossata. La sensazione che stavo perdendo il controllo cresceva. Doom, in qualche modo, era ancora lì, nella sua mente, a manipolarlo. E prima che potesse agire, l'illusione andò completamente in frantumi. La rivelazione oscura. Durante un incontro con i Vendicatori, Stark si sedette accanto a Steve Rogers, osservando le discussioni su una nuova minaccia aliena. Cercò di concentrarsi, ma la voce di Doom era forte, deridendo il suo tentativo di comportarsi normalmente. «Credi davvero di essere ancora l'eroe, Stark?» risuonò nella sua testa la voce di Doom. Stark si strofinò gli occhi, lottando per rimanere concentrato. Tuttavia, quando guardò gli altri attorno al tavolo, vide le loro forme deformarsi. I volti dei suoi amici e colleghi si trasformarono in versioni mostruose, una versione grottesca di Thor, una caricatura beffarda di Natasha Romanoff e uno Steve Rogers con gli occhi che brillavano di rabbia. «Doom, cosa hai fatto?» mormorò Stark, rendendosi conto che era tutta un'illusione. Cercò di alzarsi, ma sentì una forza invisibile che lo tratteneva. «Non hai mai avuto il controllo», Stark risuonò nella sua mente la voce di Doom, ora più forte che mai. «Pensavi di avermi sconfitto, ma io sono parte di te. E ora sei parte di me». La realizzazione colpì come una valanga. Il destino non era mai stato completamente eliminato dalla sua mente. Per tutto il tempo, Stark rimase intrappolato in un'illusione, una farsa che gli faceva credere di avere il controllo, mentre Doom manipolava ogni sua mossa. E ora il cattivo era pronto a prendere il controllo completo. Il declino. La lotta interna che Stark dovette affrontare cominciò presto a manifestarsi nelle sue azioni. I Vendicatori notarono che era più irregolare, impulsivo e, in molte occasioni, violento nelle sue decisioni. Steve Rogers cercò di affrontarlo, ma Stark, in un impeto di rabbia, quasi lo attaccò. «Tony, cosa ti sta succedendo?» chiese Rogers, cercando di capire la situazione. «Io, non lo so», rispose Stark, con gli occhi pieni di disperazione. «Non riesco a controllarlo.
Dietro le quinte, Doom stava accelerando il suo piano. Usando il corpo di Stark, iniziò a costruire una nuova arma, un'arma in grado di annientare non solo i Vendicatori, ma l'intero pianeta, se necessario. I Vendicatori tentarono di intervenire, ma la resistenza di Stark impedì loro di agire direttamente. Era ancora loro amico e non volevano ferirlo. Tuttavia, la loro esitazione diede a Doom esattamente ciò di cui aveva bisogno: tempo. La distruzione dei Vendicatori. Il piano finale di Doom era quasi completo. Ha utilizzato le risorse e la mente brillante di Stark per migliorare le sue creazioni e ideare una strategia mortale. Quando iniziò l'attacco, fu rapido e spietato. Thor fu il primo a cadere, colto di sorpresa da un'elaborata trappola che fece saltare in aria la sua base a New Asgard. Natasha Romanoff e Clint Barton furono braccati da droni autonomi, programmati con precisione letale, per gentile concessione della mente di Stark. Mentre il caos si diffondeva, i rimanenti Vendicatori cercarono di riorganizzarsi, ma Doom Stark era sempre un passo avanti. Conosceva ogni mossa, ogni debolezza, ogni strategia. La battaglia culminò in uno scontro finale tra Tony Stark, o ciò che restava di lui, e Steve Rogers. Steve ha provato, un'ultima volta, a raggiungere l'amico che credeva fosse ancora lì, dentro l'armatura di Doom. Tony, non deve essere così, ha detto Rogers, con lo scudo in mano. Possiamo ancora salvarlo. Ma Stark, o meglio Doom, rise. Sei così ingenuo, capitano. Stark se n'è andato. E ora, lo sei anche tu. Senza esitazione, Doom Stark lanciò un attacco devastante, annientando Capitan America in un'esplosione di pura energia. Rogers è stato l'ultimo a cadere. La conquista di Doom. Con tutti i Vendicatori morti, Doom ha finalmente preso il pieno controllo. Aveva usato il corpo e la mente di Stark come veicolo per la sua ascensione finale. Ora il mondo era indifeso e Doom Stark governava da solo. La Latveria divenne il nuovo centro del potere globale. Doom, utilizzando la tecnologia di Stark, espanse il suo dominio sull'intero pianeta, installando regimi oppressivi ed eliminando ogni resistenza. Ma nella sua mente esisteva ancora l'ombra di Tony Stark, una piccola parte di sé che lottava per emergere. Anche se sconfitto, il vero Stark era ancora lì, a guardare cosa era successo al mondo che cercava di proteggere, intrappolato in un incubo senza fine. E così il multiverso guardò, terrorizzato, mentre il nuovo Dottor Destino, nato dalla fusione di due dei più grandi geni mai esistiti, regnava supremo. Con un piano ancora più grande in mente, non solo governare la Terra, ma modellare il multiverso. Alla propria immagine. Allora, cosa ne pensi di questa storia? Sei arrivato fin qui, non dimenticare di cliccare il pulsante mi piace, iscriverti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci!